La filosofia è quella di portare momenti di aggregazione, momenti culturali, momenti di divertimento e non diciamo con una concentrazione nel centro storico, nella zona mare per l'estate, ma soprattutto negli infrasettimanali, nei borghi, nei quartieri, scoprendo anche dei luoghi più o meno deputati allo spettacolo, ma che invece restituiscono un loro fascino, quindi letture, incontri, laboratori, approfondimenti anche storici, come è stato fatto con Pesaro Segreta rispetto alle foto dei vari quartieri come era una volta. E a proposito di questo, come era una volta, quest'anno c'è anche la novità dell'apporto dell'Ente Riviere, del Museo Oliveriano e Biblioteche, e qui andremo a scoprire dove nascono alcune delle storie più antiche di Pesaro, dal Lucus Pesaurensis, individuato cioè, nella zona della collina di Santa Veneranda, fino a Colombarone, che è stato un luogo di scavi dello stesso Olivieri dal 700, a Novilara naturalmente per tutta la storia dei Piceni, quindi insomma istituzioni anche di livello nazionale come l'Oliveriana che si spendono all'interno dei quartieri per creare interesse, diffusione pubblico, ma soprattutto con la voglia di stare insieme e di passare diciamo, una serata con alcuni input culturali e poi da sviluppare ognuno nei propri ambiti, guardando come si diceva anche alla Capitale 24 su cui abbiamo impostato un lavoro che parte proprio dai quartieri, quindi c'è una grossa coerenza in questo perché crediamo che il successo della Capitale sarà dato non tanto dalla moltitudine di eventi o da quanto questi saranno eclatanti, ma da quanto la popolazione pesarese innanzitutto la sentirà propria, quindi creare momenti ramificativi come questo serve anche a questo e visto il successo delle precedenti edizioni crediamo che questa volta sarà confermato. C'è anche una novità, tra l'altro ci accompagna quest'anno anche l'unità di strada del CEIS, non in tutti gli appuntamenti ma in alcuni, per accompagnare anche una parte educational rispetto al contrasto delle dipendenze di vario tipo, a partire da quelle alcoliche, e quindi in una situazione in cui si incontreranno anche famiglie, giovani, pensiamo che sia un contributo in più da parte di una realtà sociale veramente importante della nostra città.